È la prima edizione del master che noi di Linus abbiamo organizzato in collaborazione con Infinance, il master dal titolo Esperto in valutazione del merito di credito. Sono state circa 40 ore di formazione che hanno visto oltre 300 partecipanti e come appunto coloro che hanno partecipato sanno bene, al termine di questo percorso abbiamo richiesto ai partecipanti di rispondere a un questionario di autovalutazione. L'obiettivo chiaramente non era quello di fare un esame, ma semplicemente di fornire uno strumento a tutti coloro che avevano voglia per valutare un po' quello che è stato il risultato del percorso di formazione. Devo dire che i risultati sono molto molto soddisfacenti, come vedete da queste statistiche, no? La media delle risposte ha raggiunto quasi il 90%, quindi l'87-95%, e questo è abbastanza normale perché durante il master abbiamo affrontato diversi temi con diverse angolazioni differenti, quindi sia un po' dal punto di vista di coloro che operano più all'interno del sistema bancario, sia dal punto di vista di coloro che fanno più attività di consulenza, sia anche dal punto di vista delle imprese. E quindi è possibile, dato l'eterogeneità, se vogliamo, della platea, anche degli argomenti trattati, che magari alcuni avevano maggiore dimestichezza con alcuni aspetti e altri con altri aspetti. Abbiamo fornito a tutti i partecipanti non soltanto il punteggio che veniva fornito appunto in automatico proprio al termine della compilazione del questionario, ma anche no, l'elenco delle risposte corrette e quelle non corrette, proprio per fornire a ciascuno la possibilità di valutare se alcuni degli argomenti che sono stati toccati durante il master magari potessero richiedere ulteriori approfondimenti. Durante la registrazione mostrerò anche alcuni link che saranno utili o per coloro che vogliono partecipare alle nuove edizioni dei programmi master che sono già in corso, o alla programmazione webinar, oppure semplicemente vogliono andare ad approfondire alcuni temi e quindi fornirò quelle che sono le indicazioni per ritrovare appunto del materiale utile per approfondire uno specifico aspetto. Quello che farò durante questa registrazione, che dovrebbe rimanere nell'ambito dei 20 minuti al massimo, è ripercorrere tutte le domande che sono state oggetto del questionario e provare a dare delle risposte, anzi dare sicuramente delle risposte per ciascuna di queste, aggiungendo dei commenti. Chiaramente senza la possibilità di andare in estrema profondità, proprio per mantenere la registrazione all'interno di un tempo che è accettabile. Allora, si trattava di 25 domande, le andiamo a ripercorrere e laddove alcune domande possono giustificare una maggiore attenzione, andremo a fare proprio una simulazione direttamente online per vedere proprio un esempio numerico che possa ulteriormente chiarire il perché di quella risposta che insomma, era da considerare quella corretta. Allora, prima domanda numero 1. Tutte le imprese sono obbligate a redigere un bilancio. Le risposte erano sì, ma solo le società di capitali sono obbligate al deposito, no, solo le società di capitali, solo le SRL. Ora, qui va ricordato un aspetto, noi diciamo, analisti siamo tutti abituati a pensare ai bilanci delle società di capitali, in realtà anche le società di persone hanno l'obbligo di redigere un bilancio, ma non quello di depositarlo, quindi in questo caso la risposta corretta era la A. E nel 78-79% dei casi la risposta è stata corretta. Chiaramente la risposta B era stata scritta apposta per trarre un po' in inganno, proprio per ricordare il fatto che l'obbligo del bilancio non corrisponde con l'obbligo del deposito. Domanda numero 2. Per capire se un'impresa ha generato utili nello stesso periodo contabile, è sufficiente visualizzare il conto economico, lo stato patrimoniale oppure indifferente? Beh, questa risposta è stata data appunto la risposta corretta nell'85% dei casi, e in realtà la risposta è la C indifferente. Perché questo? Lo possiamo andare a vedere direttamente con un esempio, no? Se andiamo a vedere il conto economico di un'azienda a caso, che adesso abbiamo per semplicità indicato come esempio per demo, vediamo che chiaramente alla fine di ogni periodo contabile, nel conto economico sia riclassificato che eventualmente anche nello schema civilistico, quindi o nella fonte dati originale, quindi è un dato proprio del bilancio, troviamo l'utile. Però
Ma ricordiamoci che l'utile è anche il punto, tra virgolette, di collegamento con lo stato patrimoniale, no? Ritroviamo esattamente lo stesso valore dell'utile all'interno del patrimonio netto insieme alle voci capitale sociale, riserve e utili esercizi precedenti. Quindi proprio per questo motivo la risposta corretta è indifferente. Cos'è il DSCR? Il DSCR, sapete che è un indicatore che sta sempre più diventando famigerato perché è utilizzato sicuramente all'interno del sistema bancario, ma è anche uno degli indicatori che è comparso insieme agli indicatori della crisi d'impresa. Sebbene va ricordato che a seconda del soggetto, delle motivazioni per cui si calcola il DSCR, l'algoritmo è completamente diverso. Quindi, come abbiamo più volte detto durante il master, non accontentiamoci di vedere un numero e di una, diciamo, leggere una sigla, ma andiamo a capire bene nel dettaglio, no, qual è il metodo di calcolo di quell'indicatore per essere sicuri di poterne interpretare il significato. Ad ogni modo, la risposta corretta è la C, è un indice volto a misurare la sostenibilità finanziaria del debito aziendale e la cosa importante è che soltanto l'impresa conosce tutte le informazioni o può conoscere tutte le informazioni di dettaglio per poterlo calcolare puntualmente. Non è possibile calcolare il DSCR attraverso la centrale rischi e sicuramente non è una informazione presente in bilancio. Su questo nelle varie registrazioni delle varie sessioni del master dedicate all'argomento si è parlato molto e si è spiegato il perché di questo. Le risposte esatte in questo caso sono state un po' di meno, sono state il 66%, probabilmente a dimostrazione del fatto che è un indicatore che sta diciamo, entrando un po' adesso nei diversi modelli di valutazione e che probabilmente non tutti lo hanno cominciato a così ad affrontare e a renderlo familiare. Domanda numero 4: tutte le imprese devono depositare il rendiconto finanziario? E beh, magari diremmo perché in realtà non sono tutte le imprese che sono obbligate al deposito, ma soltanto alcune. E tra l'altro, nonostante, come sapete, l'INUS lo ricalcoli, no? Laddove è possibile, in automatico, sia sulla base degli schemi gestionali, ma anche sulla base dello schema civilistico di base, l'INUS va a elaborare il rendiconto finanziario col metodo indiretto. Quindi, laddove ci sono i dati, è possibile ricalcolarlo, ma non tutte le imprese sono obbligate a farlo. E tra l'altro, tra le imprese che non sono obbligate al deposito del rendiconto finanziario, ce ne sono tante, no? Circa il 40-50%, generalmente le imprese che depositano un bilancio abbreviato, che non mostrano appunto nella fonte dati, nei dati di bilancio, tutte le informazioni utili per calcolare il rendiconto finanziario, perché, come ricorderete, il rendiconto finanziario col metodo indiretto presuppone il fatto che si conoscano alcune poste in almeno due esercizi successivi, quindi io per poter calcolare l'aumento o la diminuzione dei crediti clienti, per esempio, devo conoscere chiaramente il valore dei crediti clienti nei due esercizi successivi. Questo generalmente nei bilanci abbreviati non è vero, nel senso che nei bilanci abbreviati viene fornito il totale crediti o il totale debiti, ma senza la spaccatura, no, di questi totali nelle diverse voci, e quindi il rendiconto finanziario anche in quelle situazioni non è calcolabile automaticamente. Quindi la risposta possibile, la risposta corretta è assolutamente la C, e l'83% dei partecipanti ha risposto correttamente. Cos'è il moltiplicatore dei costi fissi? Andiamo a vedere ancora sull'INUS, è un indicatore che andiamo a ritrovare sia ovviamente negli indici di bilancio, ma anche in calce nella tabella di conto economico, perché è un indicatore, lo vedete qui indicato in questa riga. È un indicatore che è fortemente correlato al margine di contribuzione. Il margine di contribuzione sappiamo essere la differenza, no, che c'è tra i ricavi, i consumi, quindi dati di acquisti e variazioni rimanenze, e i costi variabili. Il margine di contribuzione fondamentalmente mi dice nel momento in cui io ho diciamo, generato dei ricavi, togliendo tutti i costi direttamente collegati alle vendite, quanto mi rimane a disposizione, in questo caso l'11%, per andare a sostenere tutta la struttura di costi che segue, quindi i costi fissi, no, ovviamente gli ammortamenti, eventuali
saldi oneri relativi diciamo, saldo oneri diversi di gestione finanziaria e così via. Il rapporto tra 1 e questo margine di contribuzione è il moltiplicatore dei costi fissi, come indicato nella nota. Cosa ci dice questo indicatore dei costi fissi? Che se per esempio ha un valore pari a 9, vuol dire che l'impresa per sostenere 1 euro in più di costo fisso ha la necessità di incrementare i ricavi di 9 volte. È un indicatore molto importante perché immediatamente ci dà l'idea di quello che può essere l'impatto sul business dell'incremento di costi fissi a carico dell'azienda, chiaramente a parità di condizioni. Quindi la risposta corretta ovviamente è la B, e in questo caso il 95% dei partecipanti ha dato risposta corretta. Cos'è la posizione tributaria netta? Su questo ci scusiamo perché sappiamo che c'è un errore nella domanda, nel senso è stato fatto un errore nel riportare un po' la risposta B, però dimenticate quello che vedete a video e andiamo a vedere direttamente, ancora una volta, direttamente su Linus, no? Che cos'è questa posizione tributaria netta, no? L'andiamo a vedere ancora una volta sia negli indici ma anche in calcio alla tabella e lo stato patrimoniale. Vedete che la posizione tributaria netta non è altro che la differenza tra debiti tributari più fondi per imposte, quindi voce del passivo, al netto dei crediti tributari. Il valore chiaramente mi dice se in qualche modo l'azienda, no, si sta, tra virgolette, finanziando, no, grazie alle relazioni con fisco e previdenza, oppure il contrario. Quando il valore è positivo, vuol dire che, no, il valore dei debiti, no, verso fisco e previdenza è maggiore rispetto a quello dei crediti. Cioè, il funzionamento, la logica di funzionamento è assolutamente simile e speculare rispetto a quella della PFN. Quindi in questo caso la risposta corretta era la C. Diciamo che questo errore di cui ancora ci scusiamo non ha, diciamo, alterato sicuramente il valore delle risposte dei partecipanti e comunque il risultato complessivo. Domanda numero 7. Il cash flow operativo coincide con la variazione di cassa finale? Allora, qui ovviamente avete risposto in maniera corretta nel 98% dei casi, quindi posso andare assolutamente in maniera veloce a ricordare che cosa? Che la variazione di cassa finale non è altro che la variazione che c'è tra le liquidità disponibili ai due esercizi successivi, mentre il cash flow operativo, al di là di come è calcolato, chiaramente ha a che fare con altri livelli, no? E con altri tipi di considerazione. Quindi, in altri termini, la variazione di cassa finale è appunto la differenza dei saldi disponibili tra due esercizi successivi. Il cash flow operativo ha a che fare con quel livello di cash flow che è generato dalla gestione caratteristica. Quindi sicuramente sono due cose assolutamente profondamente diverse. Domanda numero 9. Ok. Scusate, la domanda numero 8, perdonate. Cos'è il rendiconto finanziario? La risposta corretta è un documento finanziario del bilancio d'esercizio in cui una società riassume tutti i flussi di cassa che sono avvenuti in un determinato periodo. La risposta sbagliata chiaramente, la risposta corretta è la B, è chiaramente sbagliata la C perché non evidenzia un risultato economico e non evidenzia soltanto le variazioni dei debiti finanziari. Quindi risposta B, ma in questo caso nel 99% la risposta è stata corretta. Per quanto riguarda la domanda 9, l'EBITDA e il margine operativo lordo sono variabili indicate nel prospetto contabile? Attenzione, perché la risposta corretta è no, in quanto l'EBITDA è sempre un valore che dipende da una riclassificazione, non è un dato esistente nel bilancio. Nel bilancio, al limite, possiamo trovare il valore del cosiddetto A-B, che lo troviamo, come sapete, all'interno della valutazione di ultimo periodo, se non ricordo male, lo vediamo subito, vediamo un attimino, c'è sicuramente da qualche parte, non ricordo, nella sintesi sicuramente, eccolo qua, vedete, nel bilancio al limite possiamo trovare valore della produzione meno costi della produzione, il cosiddetto A-B, ma l'EBITDA è frutto di una riclassificazione che quindi può assumere valori diversi a secondo appunto della riclassificazione di come vengono gestite alcune voci. Quindi la risposta corretta è la C, anche in questo caso il 96% delle risposte sono state date correttamente.
Domanda numero 10, cos'è il margine di contribuzione? L'abbiamo visto prima, è ricavi meno consumi meno costi variabili. In questo caso l'85% delle risposte sono corrette. Cos'è il break-even point sull'EBIT? No? Il break-even point in generale è quel valore, no, dei ricavi che rende nullo a parità di struttura di costi, no? Che rende nullo per un determinato livello di marginalità. Il break-even point sull'EBIT non è altro che quel valore appunto dei ricavi che rende l'EBIT pari a zero. Andiamo a vedere rapidamente che cosa intendiamo. Intendiamo questo, che nel momento in cui variano i ricavi, do soltanto un accenno senza voler riprendere un po' tutti gli argomenti che sono stati trattati in modo approfondito durante le varie sessioni del master, ma se c'è una variazione dei ricavi, chiaramente anche tutta la struttura dei costi variabili e i consumi variano in maniera proporzionale, no? Chiaramente io devo riuscire a calcolare qual è quel valore, no, dei ricavi, che tenendo conto di queste variabilità mi rende l'EBIT, no, pari a zero. Questo valore è calcolato correttamente, no? È indicato correttamente sempre in calce alla tabella. Vedete, break-even point, no? Nella nota c'è scritto esattamente qual è il significato, quindi indica il valore dei ricavi che consente di coprire il totale dei costi operativi, degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti, esattamente tutte le poste che sono sull'EBIT. È un valore molto importante su cui abbiamo fatto vari webinar, varie registrazioni, per chi volesse, poi tra un secondo, ripeto, darò dei riferimenti per gli eventuali approfondimenti. Domanda numero 12, vabbè, questa è abbastanza semplice, domanda, quindi i costi fissi e i costi variabili hanno rispettivamente le seguenti caratteristiche. I costi fissi generalmente non variano, no, in modo proporzionale rispetto ai ricavi, mentre i costi variabili sì, e lo vediamo chiaramente negli schemi gestionali, ben rappresentati in quanto i costi variabili sono quelli che variano chiaramente con l'andamento dei ricavi. In teoria, se si fosse fatto un lavoro molto di dettaglio, possibilmente lavorando non su delle voci contabili aggregate, ma sui dettagli del piano dei conti, in modo tale da distribuire in modo puntuale costi fissi e variabili, in un'azienda, diciamo, che ha una certa maturità, vedremmo che l'incidenza percentuale dei costi variabili dovrebbe essere più o meno, e anche dei consumi dovrebbe essere più o meno costante nel tempo. In questo caso, per esempio, a livello di valore aggiunto sui consumi si vede che mediamente questa percentuale è abbastanza stabile, diciamo, intorno al 15%. Quindi questa è la lettura delle percentuali, è anche una buona modalità per capire se effettivamente il modello di riclassificazione non sta rappresentando bene l'azienda, oppure se non sono intercorse degli altri elementi che giustificano un cambiamento, no, importante di questi valori percentuali. Quindi in questo caso la risposta alla domanda numero 12 è la B, e il 99% dei partecipanti ha risposto correttamente. Immagino che quelli che hanno risposto in modo errato abbiamo risposto in modo errato soltanto perché hanno letto di fretta le domande, perché no, a volte crea un minimo di confusione. Domanda numero 13, e questo mi consente di farvi vedere dove trovare le informazioni aggiuntive, è relativa ai leasing. Quindi il valore residuo del leasing è contabilizzato tra i debiti verso banche. La risposta corretta a questa domanda ovviamente è la C, e cioè nel bilancio civilistico non sono contabilizzati tra i debiti verso banche. Si può riclassificare il bilancio in modo da esporre anche i leasing tra i debiti verso banche, ma è necessario effettuare delle rettifiche anche nel conto economico. Questa è una materia assolutamente complessa e proprio per questo ne approfitto per ricordarvi che sul sito, nella sezione webinar, trovate una serie di registrazioni che toccano diversi temi, e in particolare, se cercate anche tranquillamente tramite un control F leasing, trovate dei webinar che sono dedicati proprio alla contabilizzazione dei leasing. Sono ovviamente sempre libera consultazione, quindi basta andarli a ricercare. Tra l'altro, se anche su internet, senza andare necessariamente sulla pagina del sito, perché non ha voglia, mettete Linus e poi un argomento di vostro interesse, generalmente dovreste ottenere le risposte che vi aspettate, sia in termini di documenti descrittivi che in termini poi di registrazioni. C'è talmente tanto materiale che a volte diventa un po' complesso andarlo a ricercare. Ne approfitto di questo diciamo, intermezzo per ricordare che sempre attraverso il sito, nella sezione formazione,
trovate la programmazione in corso, quindi è già diciamo, iniziato il secondo master, no? In gestione del processo del credito. Siamo al modulo 2 che si terrà appunto il 13 aprile e contestualmente anche un master più dedicato ai professionisti, che abbiamo definito appunto Master in Consulenza delle Piccole e Medie Imprese, che è al terzo modulo che si terrà il 20 di aprile. Poi in realtà ci sono già in programmazione una serie di webinar su una serie di argomenti specifici, in particolare i contratti derivati e degli altri che stiamo per programmare. Tra l'altro intorno alla seconda metà di aprile ci sarà un webinar dove chiederemo ai partecipanti di elaborare un business case con circa 25 domande, in modo da poter toccare una serie di argomenti che poi andremo ad affrontare insieme e a risolvere insieme durante il webinar. Questo per diciamo, sperimentare anche un nuovo modulo che prevede il fatto che i partecipanti al webinar sappiano esattamente quali sono gli argomenti che si andranno a trattare durante le 2 ore. Capite bene che la materia è talmente ampia e vasta che anche diciamo, se si identifica un titolo di un argomento in maniera ben definita, poi in realtà al di sotto ci sono tanti aspetti che possono essere trattati e magari no, delle aspettative, magari in alcuni casi possono essere, diciamo, non possono non trovare riscontro in quello che sono gli argomenti, perché poi il tempo vola e purtroppo non si può parlare di tutto. Quindi stiamo affiancando alla programmazione che conoscete anche questa metodologia, che secondo noi dovrebbe portare a un maggior coinvolgimento dei partecipanti e a migliori risultati. Andiamo avanti con la domanda numero 14. La centrale rischi contiene il calcolo del DSCR. Su questo mi sembra che avevamo anche già detto delle cose, e la risposta è no, nel senso che non è possibile calcolare il DSCR se non attraverso le informazioni in dettaglio di tutti, no? I finanziamenti in essere, altrimenti si possono soltanto fare delle stime e, come sapete, in Linus è possibile andarle a fare queste stime sia in maniera molto veloce, inserendo delle ipotesi legate al tempo medio di pagamento del debito residuo. Linus calcola automaticamente gli oneri finanziari, vi dà la possibilità di capire quale parte del breve può essere incluso nel calcolo del DSCR, oppure può essere elaborato in maniera puntuale nel caso in cui appunto l'utente abbia le informazioni sia sui dati storici che, come sapete, anche sui dati prospettici. Quindi posso andare a calcolare il DSCR annuale o comunque di periodo o mensile, sia in maniera stimata che anche in maniera puntuale, andando a inserire le informazioni di dettaglio. Quindi in questo caso la risposta corretta della 14 è la A, e il 95% dei partecipanti ha risposto in modo corretto. Domanda numero 15, questa più legata al mondo bancario: a cosa corrispondono le categorie di rischio stage 1, stage 2 e stage 3 previste dalla direttiva EBA? La risposta corretta è la A, corrispondono a performing stage 1, stage 2 underperforming, stage 3 non performing. Su questo tema non dico null'altro se non ricordare che sul sito, proprio sempre nella sezione webinar, c'è la registrazione di appunto questo webinar dove Giuliano Soldi, che è molto esperto della materia, ha ripercorso appunto tutti i principali diciamo, capisaldi della regolamentazione. E nella prima mezz'ora Emanuele Reggis, direttore generale di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, ha spiegato in maniera, credo, veramente molto interessante il modo in cui la banca si pone rispetto a queste problematiche, e in generale come la banca, anche grazie un po' al supporto e alla collaborazione che abbiamo insieme, prova a offrire un modello di servizio differenziante ai propri clienti. Interessante anche l'intervento di Christian Fusili, perché ha diciamo, in qualche modo identificato quello che è il punto di vista del sistema imprenditoriale. Penso che sia un webinar che ha avuto maggiori riscontri, quindi chi ne ha voglia può sicuramente andarlo a vedere. Domanda numero 16: per confrontare i bilanci di concorrenti di paesi differenti o con strutture contabili diverse è necessario? La risposta corretta è fondamentalmente un modello di analisi omogeneo, modificabile e completo che prevede il conto economico a valore aggiunto, il margine di contribuzione, lo stato patrimoniale a fonti impieghi o similari. Questo perché
perché questi schemi di qui, che tra l'altro sono quelli principali di Linux, quelli su cui si impostano le riclassificazioni di base, che poi, come sapete, l'utente può andare a modificare, sono di fatto gli unici che consentono di mappare qualunque struttura contabile. Su qualunque altra struttura contabile, laddove le fonti sono differenti, quasi sempre è impossibile riuscire, no, a riclassificare tutte le diverse fonti a disposizione. Quindi la risposta corretta qui appunto è la B. Alcuni hanno risposto un 13% a ricondurre le varie fonti allo schema civilistico. Beh, innanzitutto è un lavoro molto molto complesso, che si può fare anche tra l'altro all'interno di Linux, perché Linux consente di gestire anche la riclassificazione tra le voci del civilistico, no? Quindi tra la fonte dati, perdonate, e diciamo lo schema civilistico, no? Quindi con tutte le voci del civilistico, che poi dà come risultato questo schema riclassificato. È un mestiere complicato, ma laddove le fonti lo consentono, può avere anche senso farlo per alcuni processi e quant'altro. Però ricordiamoci che se i bilanci sono molto diversi uno dall'altro, immaginate uno schema a costo di goods sold, uno schema civilistico, un piano dei conti magari elaborati in Excel, questo lavoro può risultare assolutamente impossibile, non difficile, ma proprio addirittura impossibile. Quindi la risposta corretta è la B. Come si calcola il tempo medio di incasso dei crediti? Vabbè, questo lo sappiamo, è ricavi giornalieri al denominatore, crediti clienti al numeratore. Quindi crediti clienti diviso ricavi giornalieri, cioè ricavi diviso 360, o alcuni scrivono 365, ma poco importa. E in questo caso abbiamo il 94% delle risposte. Ricordiamoci che anche in questo caso la formuletta la potete andare a sbirciare tranquillamente su Linux, perché ve la mette in evidenza. Quindi crediti clienti diviso ricavi sarebbe, no, quindi tra parentesi, no, per 360. Ok. Allora, quindi domanda 18: la redazione del business plan è utile se include conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario e diversi scenari. La competenza dell'analista è determinante. Beh, io qui vedo che in effetti c'è stato il 99% delle risposte corrette, giustamente è stato detto A. Vediamo perché esclude le altre. Le previsioni di conto economico sono basate sugli studi di settore. Ricordiamoci innanzitutto che quando si valuta l'azienda bisogna sempre costantemente tenere sotto controllo sia il profilo economico che quello patrimoniale che quello finanziario. Mai soltanto uno o due di questi aspetti, ma sempre tutte e tre insieme. Già questa affermazione esclude le altre risposte. Abbiamo visto con varie simulazioni che le aziende sono tutte diverse una dall'altra, e delle simulazioni basate su degli studi di settore possono portare ad avere delle risposte veramente molto molto sbagliate, e ancor di più se le simulazioni, le proiezioni, le valutazioni vengono effettuate su previsioni fatte a livello aggregato solo sul conto economico, senza tenere conto degli effetti in termini patrimoniali e finanziari. L'arco temporale supera i 10 anni, in alcuni casi sappiamo che può essere necessario in certi business molto particolari. Però diciamo che l'obiettivo dell'analista non è quello di avere una sfera di cristallo, ma creare, come abbiamo detto più volte, un ambiente di simulazione, una sorta di simulatore di volo in cui, no, andare a testare determinate ipotesi. Chiaramente ha senso farlo su un arco temporale, diciamo, sicuramente ridotto rispetto a 10 anni. L'azienda deve sempre mantenere, questo è collegato al punto precedente, quindi possiamo andare velocemente, l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, risposte esatte nel 100% dei casi. Quindi abbiamo fatto su questo un buon lavoro. Quali delle seguenti operazioni determinano la riduzione degli impieghi di un'impresa? E questo è interessante, perché la risposta corretta è riduzione dei crediti verso clienti e incremento della liquidità. Questo possiamo provare a giocare un attimino e vederlo insieme. Se andiamo su uno stato patrimoniale, no? Volutamente parto da una situazione a zero, dove il capitale investito netto è zero e le fonti chiaramente sono a zero. Allora noi cosa vogliamo fare? Incrementiamo i crediti clienti di 1000 o 10.000, non ha nessuna importanza, e incrementiamo la liquidità dello stesso importo. Ok. Cosa succede? Scusate un attimo.
che chiaramente non può quadrare perché, no, in questo caso noi abbiamo inserito, no, fondamentalmente due voci all'attivo, no? E quindi chiaramente non possiamo più avere una quadratura, no? Perché come sapete nello schema fonti impieghi la liquidità che è una voce dell'attivo viene messa tra le fonti col segno meno, quindi questa operazione contabilmente sarebbe sbagliata. Mi sono dimenticato un segno e in realtà se vedete la domanda dice quale delle seguenti operazioni determina la riduzione di impieghi di impresa, riduzione dei crediti verso clienti e incremento della liquidità. Andiamo a fare questa operazione, quindi riduzione dei crediti clienti e incremento della liquidità, in questo caso otterremo una quadratura e chiaramente avremo anche, come vedete, una riduzione del capitale investito e del totale delle fonti. Quindi in questo caso la risposta corretta è la A, cioè una riduzione dei crediti verso cliente, incremento della liquidità, determina una riduzione degli impieghi di un'impresa che sono esattamente, no, li vedete, corrispondenti al capitale investito netto, no? E quindi a quello che trovate nella parte alta della tabella. Volevo però approfittare per no, provare a rispondere anche alle altre domande, se, perché in alcuni casi ci sono state delle risposte un po' miste. Quindi se incremento il debito e la liquidità, vediamo che cosa succede. No, a questo punto togliamo questa voce di qua. La liquidità è già incrementata, incrementiamo anche il debito di pari importo. Vedete che in questo caso chiaramente no, il delta PFN è 0, no? E quindi chiaramente in questo caso non ci sarebbe alcuna variazione. Quindi la risposta B sarebbe sbagliato. Incremento della redditività e distribuzione dei dividendi, anche in questo caso possiamo provare. Anzi, andrei avanti perché vedo che già il tempo sta passando, però fondamentalmente se fate lo stesso tipo di esercizio vi rendete conto che l'unica risposta possibile è la A, in tutti gli altri casi no. Comunque, giusto per non, diciamo, evadere la risposta, se incremento la redditività e distribuisco dei dividendi, chiaramente non ho una variazione negativa delle fonti e degli impieghi. Allora, domanda 21. L'impresa XYZ sigla un contratto di affitto che prevede un canone di 1.200 euro all'anno anticipato. Firma il contratto al 1 luglio. Quale sarà il valore dei costi iscritti in bilancio al 31-12? Allora, questo chiaramente è una domanda che ha a che fare con la competenza. Siccome il contratto d'affitto, no, è a cavallo di due esercizi, 6 mesi nell'esercizio 2010 e 6 mesi nell'esercizio 2011, i costi di competenza dell'esercizio 2010 registrati al 31-12-2010 saranno pari a 600 euro. Quindi la risposta corretta è la C e il 93% avete risposto correttamente. L'impresa XY acquista un immobile del valore di 300.000 euro che pagherà per il 60% a rogito e il restante 40% nei 2 anni successivi in ragione del 20% all'anno. Quale di queste affermazioni è vera? Allora, cerchiamo di capire bene l'operazione. Il rogito avviene subito, quindi l'azienda, no, diventa proprietaria del bene, salvo altre clausole o altri ragionamenti che si possono fare, diventa proprietaria del bene nel momento in cui effettua l'operazione. Discorso diverso è il pagamento che avverrà per il 60% non nello stesso esercizio, no, e per il restante 40% nei 2 esercizi successivi. Come vedete, la risposta B dice che il valore del bene sarà contabilizzato tra le immobilizzazioni immateriali. Il rendiconto finanziario dell'esercizio mostrerà un'uscita di cassa per investimenti, quindi coerente con l'operazione, pari al 60% di 300. Il 95% avete risposto correttamente. Domanda numero 23, ci avviciniamo alla fine. Per un servizio che sarà reso nel corso dell'anno, al 1 gennaio 2010 l'impresa emette una fattura del valore di 1.200 euro più IVA al 10% pari a 1.320 che sarà pagata il 50% subito e per il restante 50% dopo 90 giorni, attenzione, all'interno dello stesso esercizio. Ok? Quale delle seguenti affermazioni è vera in relazione al bilancio 31-12, no? Al 31-12? Attenzione, qui si voleva mettere in evidenza un aspetto importante che chiaramente è noto alla maggior parte, che magari in alcuni casi può sfuggire, cioè che i ricavi vengono contabilizzati senza IVA, mentre i crediti clienti con IVA, no?
Quindi andiamo a vedere le risposte A e B. XY Spa dovrà registrare ricavi per 1200 euro più IVA. Sbagliato perché abbiamo detto che l'IVA non viene inserita tra i ricavi. Ok? Quindi già questa risposta è sbagliata. La seconda risposta dice XYZ dovrà registrare ricavi per 1200, che sarebbe giusto, e crea i clienti per 600 euro più IVA, cioè la metà del valore. Ma non è giusto 600 euro più IVA perché dovrebbe registrare 1200 euro più IVA. Perché? Perché abbiamo detto che il totale del... Scusa, non dovrebbe neanche registrare crediti clienti perché, perdonate, era previsto che l'intero incasso sia effettuato nell'arco dell'esercizio. Quindi anche la risposta B è sbagliata e quindi la risposta corretta evidentemente è la C e qui avete sbagliato. Diciamo, il numero delle risposte sbagliate è stato un pochettino più elevata, è stato intorno al 30%. PFN, quindi l'impresa ha una PFN di 150.000 euro e disponibilità liquida di 100.000 euro, no? Fermiamoci qui, andiamo a fare direttamente, vediamo un po' che cosa succede, azzeriamo un attimo le rettifiche fatte in precedenza. Ok, andiamo a vedere cosa succede se io ho una PFN, ricordiamoci, di 150.000 e una liquidità di 100.000. Andiamo a creare questa situazione, quindi la liquidità di 100.000 vuol dire inserire meno 100.000 qui. Siccome devo avere una PFN pari a 150.000, l'unico modo per averla, no, è inserire tra i debiti finanziari un valore pari a 250.000, in modo tale che la somma algebrica, lo vediamo subito. Chiaramente c'è una squadratura perché sto inserendo soltanto dei valori della fonte. Vedete, la PFN è 150.000, no? Debiti 250 e liquidità pari a 100.000. L'EBITDA è 50. Andiamo a inserire un EBITDA pari a 50.000 euro. Andiamo nel nostro conto economico e mettiamo banalmente ricavi per 50.000 euro, così lo facciamo coincidere con l'EBITDA. E per evitare di avere la nostra squadratura, torniamo sullo stato patrimoniale e inseriamo 200.000 tra le immobilizzazioni, così come per magia otteniamo il nostro puntino arancione che dice tutto quadra, perfetto, ci sono dei valori mancanti, ma è tutto a posto. A questo punto noi abbiamo una PFN di 150.000 e abbiamo un EBITDA di 50. Andiamo a vedere la domanda qual era? Nell'ipotesi che tutto il debito sia verso le banche, l'ipotesi che abbiamo inserita, quale delle seguenti affermazioni è vera? La risposta corretta in questo caso è la terza. I debiti finanziari sono 250, l'abbiamo scritto, e il rapporto PFN su EBITDA quant'è? Ovviamente è, no, se la PFN è 150 e l'EBITDA è pari a 50, chiaramente il rapporto è 3. Lo possiamo andare a vedere tranquillamente nei nostri indici, anche qui vedete, compare il 3. PFN su EBITDA, questo indicatore lo troviamo anche in calcio alla tabella dello stato patrimoniale, ma sicuramente lo troviamo all'interno degli indici. Andiamo a vedere le ultime domande. Questa è abbastanza semplice perché è collegata alla domanda precedente. Quindi l'impresa XY Spa ha ricavi pari a 2.651.000, crediti clienti pari a 24.751. Qual è il tempo medio di incasso crediti? No, ricordiamoci ricavi giornalieri, no? E poi abbiamo crediti divisi ricavi giornalieri. Facendo questo, appunto, diviso 360, e adesso non lo faccio a mente, ma fondamentalmente dovete fare 24.000 diviso questo, diviso 360, e viene un valore di circa 3.4. Se volete lo possiamo andare come ultimo esercizio a replicare su Linus, quindi andiamo. Tra l'altro probabilmente l'avevo già salvato, quindi soltanto fatemi vedere se no, non è questo il caso, quindi non l'avevo salvato, lo replico in un attimo, nel senso che vado ad azzerare tutte le rettifiche fatte in precedenza, così vi mostro anche, tanto siamo alla fine del video, come utilizzare magari un'analisi con tutti i valori a zero per fare delle esercitazioni. Quindi dobbiamo andare a mettere ricavi per 2.650.000. 2.651.262 e crediti 24.751. Crediti 24.751. Andiamo a mettere poi le nostre voci di conto economico. Vedete che in questi casi si lavora sempre sugli schemi gestionali. Allora andiamo su
il nostro conto economico. Torniamo un attimo sullo stato patrimoniale per completare una simulazione in modo tale da avere una quadratura, mettendo questo valore che è la squadratura qui. Non ha nessun significato dal punto di vista, diciamo, dal punto di vista contabile, non so come dire, ma faccio questa operazione soltanto per avere la possibilità di avere un'analisi quadrata, no? Altrimenti troverei le squadrature. Vado nell'indice di bilancio e chiaramente giorni crediti commerciali che sono calcolati come crediti clienti tesoricali per 360 dà il valore 4 che è l'arrotondamento di 3.4 che era inserito qui nella nostra simulazione. E quindi la risposta corretta è B e in questo caso abbiamo avuto l'87% di risposte corrette. Io ringrazio davvero tutti i partecipanti per aver partecipato al Master, tra l'altro molti so che stanno partecipando anche alle nuove edizioni. Ringrazio tutti, soprattutto anche per, no, averci mandato una serie di commenti e di sollecitazioni che ci stanno aiutando a fare una programmazione sempre più in linea con quelle che sono i fabbisogni che vengono direttamente da chi, diciamo, è impegnato tutti i giorni sul campo. Ricordo semplicemente in ultimo che tutte, diciamo, per chi lo desidera, questo documento lo dovreste ricevere unitamente al link al video. Perché lo desidera tutte le registrazioni effettuate negli ultimi anni, che toccano diversi argomenti, sono disponibili sia sul sito linus.it ma anche sul canale YouTube. Ma in generale, quando volete trovare un argomento che ritenete possa riguardare il mondo Linus, anche banalmente sul browser potete inserire Linus e cosa state cercando e generalmente trovate degli argomenti che sono molto carenti, quindi quello che dico è sfruttate il motore Google per trovare degli argomenti che sono sulle nostre diverse piattaforme e soprattutto poi sul sito linus.it ricordate che nella sezione formazione online trovate sempre l'aggiornamento delle attività in programmazione. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.